Ti ricorda qualcosa? Mozzarelle. Che orgia! Che orgia di gusto! Beata te che ti accontenti di così poco per godere. Io ho bisogno di ben altro. Sì, in effetti. E l'amore, le donne, specialmente quelle del sud, vengono trattate come delle scamorze. Io non voglio essere più una scamorza. Finora ho amato gli uomini, non perché li volevo come compagni, ma perché volevo essere uno di loro! La dottoressa Morgana con il suo fedele assistente. Fare felici i miei clienti è un dovere, ma anche un piacere. Al giorno d'oggi operazioni come questa se ne fanno con una certa frequenza. Protesi, peniena, gonfiabile, a due componenti! Accidenti! Che capolavoro sto creando! E sarà tutto per me. Grazie a questo farmaco. Profanolo. Ma non crede sia un po' troppo? L'uso di questo farmaco nelle mani sbagliate può provocare abusi. Privarlo della sua identità come ha fatto lei mi sembra eccessivo. Se non fosse stato per me, Eustachio si chiamerebbe ancora Eustochia. Io voglio essere autonoma, non voglio dipendere da nessuno. Tu sei un uomo colto, hai una laurea in lettere antiche. Beh, lei è proprio quello che stavo cercando, non un escort, ma un gigolo. Insomma, dovrò occuparmi dell'educazione di questo Eustachio. Educazione e formazione. Voglio fare di lui un vero maschio. T'allenerai nei prossimi giorni, signorina Silvia. Silvia! Ho cominciato una nuova storia con un ragazzo veramente speciale. Lui è Eustachio. Ma a me non sa né de carne, né de pesce. Beh, spero tanto per te che sappia almeno de pesce. Ce l'è enorme. Absurge magno sicut arbore. Madonna! Ma hai che capitino a me questi benefits. Tutte cose minuscole. Il pene di Eustachio è finto, ma lui non deve saperlo. Dobbiamo raccontargli tutto. Ah, Silvia, ancora tu! Morgana mi ha detto che devo usare la pompetta solo con lei. È l'ultima volta che vedi questa faccia. Userò il passato. Incastrare nel presente la baldraccuccia da quattro soldi. Anch'io sono stata una paziente della dottoressa. Il babbo... Ma Sandy, non ci capisco più niente qua. E se domani Silvia si accorge che sono un buon a nulla e mi lascia? Secondo te io, ma proprio io, non dovrei sapere di come sono fatti gli uomini? Homo sine pecunia, il mago mortis. Ma... E adesso mi voglio divertire. E divertiamoci. L'amore per se stessi è una grande scoperta. Le esperienze della vita mi hanno reso un poco più coriaceo. Ma non è forse l'amore a renderci meno coriacei? È lui a ingentilirci! Cose da femmine! Crazy, crazy for feeling so lonely. Sì. Wow. La dottoressa Morgana. È lei la mia padrona. Che rapporto strano questo. Originale. Non mi devi fare male, eh? Male, male, male.